Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Under Simulator. Oggi siamo nella My Matchmaking Mod by Shokunin e Majimun, che come al solito hanno fatto un lavoro spettacolare. Qui abbiamo Senpai che mi nota mentre osservo le mie rivali e soprattutto abbiamo un'Osana con i capelli corti che sta sfuggendo alla mia vista, eccola là, insieme a Raibaru. E qui ovviamente abbiamo anche Amai che se ne sta andando tutta tranquilla verso il suo banco di dolci, perché questa è la seconda settimana. Osana è stata eliminata in modo pacifico e adesso elimineremo in modo pacifico anche Amai, facendola mettere con l'altro ragazzo del club di cucina che ha una cotta per lei. E ovviamente sto parlando di lui, questo simpatico signorino con i capelli rossicci e gli occhi verdi, Shoku. Guardate quanto è carino Shoku e quanto è innamorato. Peccato che al momento non abbia alcuna possibilità perché c'è Taro Yamada nel cuore di Amai. Ma non ti preoccupare, piccolo amico, ci penserò io a farle cambiare idea. Allora, la prima cosa da fare in realtà è prendere la missione di Amai. Eh sì, in effetti mi serve una mano per qualcosa. Io e il club di cucina vogliamo preparare un progetto, ovvero una torta di carote. Ma non abbiamo carote. Ma allora perché fate queste cose? Volevo chiederlo alla leader del club di giardinaggio se mi dava delle carote, ma non ho avuto il tempo di farlo. Potresti chiederglielo tu, per favore? Ma certo, ci penso io. Oh, grazie mille, prenditi pure tutto il tempo che ti serve, non c'è fretta. E intanto qui c'è tutto il club di cucina di piantone davanti a questo bel tavolo pieno di dolcetti. Ehi, Amai, possiamo fare due chiacchiere in privato? Sì? Wow, perché una delle bullette sta chiamando Amai adesso? Intanto io ovviamente le voglio stalkerare. Un uccellino mi ha detto che c'è qualcosa di tenero tra te e Shoku. È vero per caso? Ma no, siamo soltanto amici e poi lui non è neanche il mio tipo. E perché no? Voi ragazzi stareste molto bene insieme. Non dirmi che sei una di quelle ragazze schizzinose che non si accontenta di nessuno. Schizzinosa? No, non credo. Dai, dimmi qual è il tuo tipo in fatto di ragazzi. Mi sarà utile quando farò dei pettegolezzi su di te. Mi piacciono i ragazzi coi riccioli, ma non con i capelli rossi come ce li ha Shoku, magari più castano scuro. E poi mi piacciono molto i piercing al labbro e magari anche alle orecchie. E per ultima cosa vorrei che io e lui avessimo un interesse comune per quanto riguarda la cucina. Sarebbe così divertente preparare dolci insieme. Sì, ok, sei una ragazza schizzinosa, ho capito. Comunque sia, buona fortuna per trovare un ragazzo come dici tu, ecco. Forse è vero che i miei standard sono un po' troppo alti? Ma scusami Amai, ma scusami un secondo, ma se questo è il tuo tipo di ragazzo ideale, perché perdi tempo con Taro Yamada, che è la cosa più blanda dopo la vaniglia? Io non lo so ragazzi, veramente non capisco. Intanto è meglio se vado a procurare queste carote alla signorina leader del club di giardinaggio. Ehi, senti, il club di cucina ha bisogno di un po' di carote per un progetto che sta preparando. Potresti pensarci tu, per favore? Ma certo, cara. Torna pure se ve ne servono delle altre, ok? Ok, grazie mille, gentilissima. Per ringraziarti, la prossima volta ti ammazzerò in un colpo solo. Amai, ti ho portato le carote, sei contenta? Oh, grazie mille, ti terrò da parte una fetta di torta. Ma che carina, adesso è la mia migliore amica per sempre, perché Osana ormai non mi interessa più, voglio dire, lei ormai si è tagliata i capelli e fuori dai giochi. Senti, bimbo, io e te dobbiamo parlare, ecco. Vabbè, la sua missione è quella standard di tutti i ragazzi che ci sono in questa scuola e non hanno una missione speciale. Non sa dove trovare le informazioni su un certo imperatore, ma non ti preoccupare, ci penso io a portartele. Purtroppo questi ragazzi si sono dimenticati come si aprono i libri. Che ci volete fare? Non tutti vengono dal club di letteratura come me. Ehi amico, guarda cosa ti ho portato. Oh mio Dio, grazie mille. Sono così abituato a usare internet che mi ho dimenticato che esistono i libri. Tranquillo, non lo racconterò a nessuno che sei scemo. Piuttosto adesso parliamo un po' di amore. A te piace Amai, non è vero? È così palese, sì, in effetti è vero, ho una cotta per lei. Lo so che è una cotta per lei, non ti preoccupare, l'avevamo capito tutti. Soltanto che adesso devo fare il matchmaking io, no? E vediamo come fare. Intanto parliamo un attimo dei gusti di questa bella signorina. A lei piacciono i piercing, i capelli castani e anche gli orecchini, ovvero i buchi all'orecchio. Tutto chiaro, bimbo? Ci vediamo domani. Ti voglio vedere cambiato, mi raccomando. A lei piace questa roba qui, ok? Davvero? Capisco.
Poverino, deve andarsi a tingere i capelli adesso. E c'è un'altra cosa che dobbiamo fare adesso io e te, perciò seguimi tranquillo, non cercherò di molestarti mentre Amai non guarda. È soltanto che Amai afferma di essere un'ammiratrice dei ragazzi bravi in cucina e per quanto tu sia sicuramente già molto bravo, è meglio che ci leggiamo insieme qualche ricetta per far colpo. E infatti il nostro bel corteggiatore adesso ne sa di più di cucina di quanto non ne sapesse prima. Perfetto, sei quasi pronto per il tuo appuntamento. E adesso, mentre abbiamo qui Raibaru che sta stalkerando Osana mentre è al telefono, dovremo andare a disturbare Info-chan. Info-chan, per favore, dici che cosa piace e non piace ad Amai, così saremo sicuri di fare colpo. Grazie mille, molto importante quello che mi hai dato, Info-chan. E adesso, Amai, è il momento. C'è una persona che ti sta aspettando, perciò vai e fatti corteggiare. Brava, vai. E adesso ci mando pure lui. Forza, corri, corri, vai dalla tua amata. Usa questo auricolare, ci penserò io a darti i suggerimenti che ti servono. Non so perché Ayano gira sempre con un auricolare in tasca, ma evidentemente lo sa che cosa deve fare in questa scuola, ovvero qualunque cosa eccetto studiare. Ecco, allora, pronto, in posizione. E adesso si parte. Mettiti l'auricolare che ti do i suggerimenti giusti. Il primo appuntamento non è mai un granché, ma vedrai che poi migliora. Allora, intanto parliamo del fatto che l'occulto fa schifo. Ecco, appunto. Però la cucina è strabella. Ma che ci fa quella donna lì nel mezzo? Non disturbate il mio appuntamento. Ma perché le sorelline sono qui? Andate via! Sembra una persona così dolce e simpatica. Oh, grazie, sono felice di saperlo. Cerco sempre di fare una buona impressione alle persone. E non voglio far arrabbiare nessuno. Ma guarda come sono bravo in cucina. Cioè, vedi, faccio bene a stare in questo club. Wow, sei veramente molto informato. E i regali, bimba, non te ne prendi perché per stavolta non ce ne sono. Quindi, ciao, ci si vede dopo nel club. Bye bye. E questo è il momento in cui ad Amai dovrebbe venire il sospetto del perché tutti li prendono per una coppia. Prima di andare a scuola, dopo una notte passata a lavorare, è il momento di comprare qualche regalino per Amai. Braccialetto cupcake, ciondolo per cellulare cupcake, collana cupcake e anello con diamante. Mamma mia, quanto siamo spendaccioni oggi. Cioè, ragazzi, ma voi capite, io lavoro per i regali di Amai. Io lavoro per i regali di Amai. Poi non dite che non sono una yandere come si deve. Vorrei vedere. Amai è una delle prime persone a entrare qui a scuola. Ed effettivamente qualcuno si è tinto i capelli di castano. E non solo, si è anche messo il piercing, proprio come gli abbiamo suggerito noi. Dai che con quella nuova tinta e quel piercing sei particolarmente figo, vedrai che lei lo noterà subito. E infatti adesso abbiamo il moltiplicatore. Che schifo i videogiochi, ma come vi permettete? Che bella la scuola! Come stai bene con quei capelli corti? Guarda quante ricette ho imparato soltanto per fare colpo su di te. E soprattutto guarda che bei regalini che sono stati fatti da Shokunin e Majimun soltanto per fare colpo su Amai. Iniziamo con questo. Oh, ma non dovevi, grazie mille. Invece dovevamo e come, a quanto pare. Rivediamoci presto. Ma certo, Amai, ma ti pare? Fa vedere il braccialetto, Amai, fai vedere il braccialetto. Eccolo lì il braccialetto, guardate che bellino che è. Ah, buongiorno, che bello rivederti. Che ne dici, parliamo male di anime? Sì, che schifo gli anime, io non li guardo più. Ah ah ah, è roba per bambini sfigati. Però i gatti sono belli e su quello siamo tutti d'accordo. Facciamolo un complimento, il nostro club è fichissimo perché noi cuciniamo tutto il giorno e wow. Infatti volevo mostrarti questa nuova ricetta, perché io la besciamella la faccio con l'olio, non con il burro. E soprattutto ti volevo fare anche questo regalo che non ti ho comprato io, ma pazienza, ecco. E quindi ci vediamo domani, ciao. E guardate infatti che carino il ciondolino che Amai tiene sul cellulare. Guardate come si vede, quanto è pucciosino, tutto in tono. Caro spasimante di Amai, oggi impareremo insieme la ricetta dell'acqua calda. Per prima cosa prendi dell'acqua, mettila dentro un pentolino, poi scalda. Alla fine della ricetta puoi andare. Buongiorno Amai, come va oggi la vita? Dai, mettiamoci a parlare male di qualche cosa. Parliamo male di chi spettegola, che schifo i pettegoli. Anche noi stiamo un po' spettegolando contro i pettegoli, ma pazienza. Parliamo piuttosto di quanto è bello il giardinaggio, soprattutto quando fanno le carote. Sai, devo dirti la verità, i tuoi amici, che sono anche i miei, mi sembrano veramente delle persone simpatiche. E soprattutto guarda come sono bravo a preparare l'acqua calda. E visto che ormai sei già praticamente cotta, ti faccio anche un regalino, ovvero questa bellissima collana con il cupcake. Oh, era un pezzo che lo volevo comprare, grazie mille, ciao. In realtà Amai è già completamente andata, ma per la dichiarazione bisogna aspettare domani. Fai vedere il ciondolino, Amai, fai vedere il ciondolino. E che carino, Amai.
questo è il vostro ultimo appuntamento, cioè almeno di quelli che organizzo io, poi spero che cominciate a cavarvela da soli. Per favore, facciamo in modo che sia perfetto, d'accordo? Quindi, cara Mai, ormai abbiamo già parlato di tutto quello di cui c'è da parlare. Io odio la violenza, la trovo veramente schifosa. Oh, siamo così in sincronia. Ma allo stesso tempo però trovo che l'arte sia una cosa bellissima. È come se avessimo un unico cuore in comune. E sai, le tue calze sono veramente carine. Oh, grazie, è così bello che la scuola ci dia l'opportunità di personalizzare le nostre uniformi. Ma soprattutto, Mai, voglio darti questo dono. Un anello con diamante che è costato $50, quindi suppongo che il diamante sia fasullo, però tu fai finta che sia vero. Oh, è proprio quello che volevo. Grazie mille e arrivederci. Ci vediamo alle 5 e mezzo sotto l'albero di ciliegio, o almeno così si spera. Bimbo, sei rimasto solo tu. Non credi che Mai sia già andata? O meglio, non credi che Mai ti abbia lasciato qualcosa nell'armadietto da leggere? Dai, schiodati di lì. Vai a dare un'occhiata se c'è un bigliettino per te. Oh, ma guarda, forse un bigliettino c'è per davvero. Diamo un'occhiata, ma chi potrebbe averlo mai scritto? Un bigliettino rosa che ti dice di andare sotto l'albero di ciliegio il venerdì sera? Io correrei al tuo posto, caro. Ma se io arrivo prima di lui, non è che magari Mai si dichiara a me, vero? No, mi sa che non funziona così. Mai e Shoku si incontrano sotto l'albero di ciliegio. Mai ammette di provare dei sentimenti molto forti per lui. E Shoku rivela ad Mai di provare esattamente le stesse cose per lei. Mai e Shoku si baciano sotto i petali di ciliegio che cadono dal cielo. E si tengono teneramente la mano. Ma come sono belli questi due! Quanti bellissimi dolci prepareranno insieme, tutte cose che Senpai non avrebbe mai fatto. Che coppia dolce e romantica, rivale, eliminata e fidanzata. Cara, la mia piccola Yandere può dormire sonni tranquilli, almeno per i prossimi, non so, 2 giorni al massimo, perché Mai è stata eliminata definitivamente. Chissà sarà peggio di così, ma intanto ci siamo liberati di Mai. Guardate come sono dolci questi due insieme, cioè proprio letteralmente, visto che sono entrambi nel club di cucina. Ma soprattutto guardate come sono belli, con i gembiulini, le loro cuffiette, lo stesso club. Saranno una coppia spettacolare, forse un po' diabetica, ma sicuramente spettacolare. Mi raccomando, se anche voi volete provare questa dolcissima mod, letteralmente, trovate in descrizione il video di Shokunin e Magi, che hanno creato questa bellissima mod, in attesa di poter fare questa cosa anche sul vero Yandere Simulator, perché le rivali dovrebbero arrivare molto presto. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti una cosa: trovate più carina la coppia di Mai con l'altro leader del club di cucina, oppure la coppia con Osana e il suo spasimante dai capelli rossi? Fatemelo sapere nei commenti. Grazie a tutti, alla prossima con il magico mondo dell'amore e di Kiria Eternal Love. Ciao! E mi raccomando, portate un po' di amore anche a Shokunin e a Majumon, che fanno sempre dei lavori fantastici. Ciao ciao!